Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ecco il mio setup per il ranking dungeon della fabbrica abbandonata. Primo DPS Zac con Falchion e arma nuova per riduzione di difesa e attacco magico, che mi aumenta anche gli HP, come potete vedere. Quindi abbiamo comunque delle buone stats e poi, come potete vedere, attacco fisico il boost 7, attacco vento con il boost 6, HP boost 4 e quindi bene o male ci siamo. Matt, che invece è praticamente healing boost 7, boost HP 4, che è fondamentalmente il mio curatore, arma principale Bramble Spine, arma secondaria, l'ultima arma che è uscita, che non mi ricordo maledizione come si chiama, aumenta la difesa fisica di tutto il team e anche ovviamente la cura. E poi come armi, come sub weapon, abbiamo messo le due armi free to play, collare di Red e fucile di Lucia per incrementare difesa magica, cure, HP e difesa fisica, e poi la Slick Beetle sempre di Matt per incrementare HP, che mi servivano necessariamente. Infine Yuffie con ovviamente vestito Arcanum Vento, boost HP 4, boost attacco fisico 7, boost vento 5, però con Wind Strike Arcanum dal suo, diciamo, al suo vantaggio. Armi come sub weapon abbiamo la staffa di Eris, che aumenta HP vento, i motor drive di Tifa, che aumentano attacco fisico vento, e poi l'apocalypse di Cloud, che aumentano attacco magico fisico e vento. Quindi diciamo che come sub weapon ero messo abbastanza bene, fortunatamente, però diciamo che i personaggi, giustamente, ho solo un Arcanum, avrei Sephiroth Wind Mastery, lo proverò, vedremo. Quindi questo era per l'appunto il mio setup, che sì, era un video che adesso riparte il loop. Adesso vi lascio con la run, quindi spero che questo video possa esservi utile e noi ci becchiamo alla prossima. Eccoci qui ragazzi invece con la run dove affronteremo il super boss. Ovviamente il super boss lo vado ad affrontare con lo stesso setup che vi ho portato prima, però qui prenderemo molti più bonus. Ovviamente il mio team non è così forte, o comunque non può riuscire a battere il super boss senza buffarsi, perché ovviamente non sono una whale e non ho praticamente tutte le armi maxate, quindi è un problema. Qui questa volta mi concentro senza fare praticamente in deficienza artificiale, faccio tutto io manualmente e come potete vedere Darkstar lo riusciamo a shottare subito. Dopodiché fatigue su Yuffie, che sinceramente mi sta bene, ma avrei preferito magari la fatigue su Matt, che comunque è quello che in questo caso mi fa meno danni. Però qui aumentiamo la difesa, così riusciamo a subire anche più danni e subiamo l'attacco, che ci leva veramente pochissimo. E poi qui adesso cominciamo a gestircela come sempre. Quindi lo brecchiamo, io buffo con Matt praticamente tutti proprio per permettere di fare più danni possibile. Yuffie purtroppo possiede fatigue, quindi giustamente ritarda i suoi attacchi, però come potete notare Rufus è praticamente già morto. Infatti ora qui va bene il counter shift e tutto quello che vuoi, però a me non me ne frega nulla, perché con l'attacco che ti vado a fare ti sciotto. Quindi Rufus ce lo togliamo dai piedi abbastanza facilmente, così come ce lo siamo tolti dai piedi anche prima. E per quanto riguarda ovviamente il giro dei boss e i bonus, fondamentalmente sono gli stessi. Infatti qua riprendo nuovamente la difesa fisica con la resistenza al poison. Eliminiamo ovviamente i minion che mi si parano davanti e poi anche in questo caso andiamo dal drago. Dal drago facciamo la stessa identica cosa, quindi in realtà potremmo anche andare un po' più avanti. Infatti come potete notare qui di nuovo ovviamente l'attacco poison. Cerchiamo di snellire un po', perché faccio praticamente le stesse cose del boss normale. Quindi qua come potete vedere buffiamo, curiamo, facciamo tutto quello che c'è da fare. Qui l'abbiamo brettato e cerchiamo ovviamente di... vi faccio vedere appunto magari la sequenza finale, giusto del break con i danni, proprio per permettergli comunque di vedere come gestire anche il break puntando solo sull'offensiva, perché
ovviamente una volta breccato l'avversario dovete scaricare tutto quello che avete. Anche in questo caso battuto il boss, e qui come bonus prendiamo sempre il Wind Potencies al 30%. Vi ricordo che in descrizione troverete anche la mappa completa con tutti i bonus, tutti i boss, in modo tale da gestire come meglio vogliate il vostro percorso, anche in base ovviamente ai personaggi che possedete, al team che volete costruire, eccetera eccetera. Qui vabbè, ovviamente adesso andiamo ad affrontare nuovamente Rud. Come potete vedere qui ovviamente adesso noi siamo un po' più forti rispetto a prima, anche se qui per il momento rimane tutto uguale. Qui ho messo stavolta la difesa fisica con Matt, quindi come potete notare adesso Rud mi farà ancora una volta l'attacco Shockwave, però ovviamente su Matt. Qui invece adesso sfrutto la cosa che vi ho detto nell'altro video, ovvero nel momento in cui Rud praticamente cercherà di fare l'attacco, vedete, qui adesso ho switchato su Matt. Quindi nel momento in cui si vede l'animazione so is it, che praticamente vi sta dicendo appunto sarà così, ecco, ho messo praticamente Matt, in modo tale che è stato targettato lui dalla polvere soporifera. Così con Zack e con Yuffie posso fare danni, e quindi continuando a fare danni, come potete notare, Rud lo shottiamo praticamente durante la fase di break. Quindi abbiamo guadagnato un po' di tempo rispetto a poco fa. Una volta battuto Rud, in questo caso non prendo lo score bonus, perché non posso oggettivamente prendere lo score bonus in questo caso, quindi farmi ridurre attacco fisico e ovviamente attacco magico. Quindi prendo il bonus di attacco fisico e attacco magico, che però poi vado a bilanciare con ovviamente il boss che andremo ad affrontare qua. E anche questo boss ovviamente viene shottato, perché adesso sono molto più forte rispetto a prima, quindi diciamo che c'è una grandissima differenza. Buff subito su Zack e Zack, boom! Come potete notare, i danni sono decisamente maggiori. Con Matt metto la difesa fisica, poi dopodiché ancora un'altra botta, boom! Altri 40k buttati così sul nostro amichetto. Qui vedete già i danni come sono aumentati in modo esponenziale grazie ai bonus che ho preso. Infatti, come potete notare, il boss qui, ovviamente grazie alla mia deficienza artificiale, non è morto, ma sarebbe praticamente morto prima di fare questo attacco, che sarebbe stata una cosa molto utile in realtà. Qui, come potete vedere, i danni vento comunque sia vengono conteggiati anche dal vostro nemico, quindi se avete modo di poterlo shottare, fatelo, non fatevi problemi, non pensate a breccare, ma shottatelo. Qui invece la situazione cambia, perché come potete notare qui prendo lo score bonus, perché comunque mi serve uno score bonus, e vado a pareggiare praticamente i buff che mi ero preso prima. Quindi diciamo che ho preso un 15% di score, però levandomi sì un po' di difesa, ma al tempo stesso non ho subito variazioni per quanto riguarda l'attacco, almeno l'attacco ce l'ho praticamente pulito. E andiamo dal super boss. Il super boss è infame per quanto riguarda le sue caratteristiche principali, perché durante le prime fasi vi abbasserà di 3 livelli addirittura l'attacco, la difesa fisica, e poi cercherà di shottarvi con il body slam, quindi è abbastanza particolare. Qui buffiamo ovviamente l'attacco di Zack e cominciamo subito a fare qualche danno. Qui come potete notare la difesa fisica già è portata a meno 3, io con Matt subito cerco di ripristinare il tutto, cerco di guardare anche la situazione, vedo che lui già sta caricando, quindi faccio tutte le limit. Faccio anche la limit di Matt, perché grazie appunto alla limit di Matt posso mettere almeno un livello di difesa fisica, che in questo caso mi aiuta tantissimo. Zack, che ovviamente continua a fare dei bellissimi danni, non avendo subito praticamente alterazioni per quanto riguarda l'attacco. Con Matt faccio l'altra difesa. Qui cerco di metterla al meno peggio, ma non ci arrivo. Ero molto preoccupato qua, perché tutto qua mi sciotta. Invece no, fortunatamente riesco a sopravvivere, senza sapere neanche come. Pochissimi HP. E qui
Adesso parte la fregatura, ovvero il boss che si ricarica gli HP. Si ricarica gli HP, però in compenso adesso prende praticamente un malus di difesa fisica molto più alto rispetto a prima. Infatti, come potete vedere, parte il rampage e già noi praticamente gli abbiamo ritolto metà vita subito con i primi attacchi, senza neanche rendercene conto, già praticamente ha preso metà vita. Qui, come potete notare, sta riabbassando la difesa fisica. Io ovviamente con Matt cerco di riportarla subito in alto. Come potete vedere, siamo praticamente agli sgoccioli. Qui con Matt rimetto, cioè anzi in questo caso faccio cura diretta, cioè fa cura. Però, come potete notare, il boss alla fine riusciamo a buttarlo giù. È molto infame il suo, diciamo, la sua strategia è molto infame, perché appunto abbassa la difesa e poi vi fa un fortissimo attacco fisico di body slam. Quindi in questo caso Matt mi ha salvato letteralmente le chiappette, però ovviamente avete visto a quanti bonus ho rinunciato. Nonostante ho rinunciato a diversi bonus, ho comunque fatto un punteggio discreto. Infatti ho fatto record, ho comunque migliorato il mio punteggio, quindi direi che fondamentalmente parlando qualcosina forse ancora si può migliorare, però devo cercare di vedere come gestire la situazione ancora meglio, perché sì, va bene, magari posso tentare di cambiare strategia, posso tentare di cambiare un pochettino strada, però effettivamente bisogna un attimo cercare di inquadrare bene la situazione. Il setup è praticamente lo stesso, quindi sicuramente ve l'avrò fatto vedere come intro, avrò fatto l'intro praticamente con uguale con il mio setup, facendovi vedere il mio setup e niente. Detto questo, questo era appunto il video del Ranking Dungeon con Super Boss Abyssal Behemoth. Io spero che il video possa esservi stato utile, fatemi sapere al solito come siete andati e come è andata la vostra run, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!